Siamo qui nel cuore di Napoli a Via Tribunali 57 insieme a Maurizio Esposito nel suo taralificio, aperto nel 2008. Sì. Raccontaci un po' la tua attività. Ho cominciato come panettiere, poi mi sono fatto un po' più grande e quindi sono andato a lavorare in un taralificio, ho imparato a fare taralli, rococò, perché il rococò nasce nel taralificio, non nasce nelle pasticcerie, quindi è nato dove, diciamo, ho imparato io il mestiere. Poi ho scoperto che avevo, non doti perché sono fantasie più che altro, di saper fare delle strutture di pane e anche nelle torte poi, perché mi sono anche... Infatti è dilagante la moda delle torte, queste molto articolate. Sì, diciamo che siamo in molte persone che ci stiamo dedicando su queste torte molto personalizzate. Ho fatto torte molto personalizzate, diciamo che mi sono riuscite bene, come ho fatto anche queste sculture di pane, un mulino, dei cesti di pane con fiori, ho fatto la statuetta di Totò, di Pulcinella, sa, le cose che sono indicate in questo quartiere. Mentre per quanto riguarda le feste tradizionali, produco i serpadiel, che sono un dolce molto antico di Napoli, che è un tarallo senza pepe, il stesso procedimento e gli stessi ingredienti, soltanto che viene aggiunto o naspro, che sarebbe acqua e zucchero, con il cacao, oppure naspro con scorzette di limone, che viene poi usato in una pendola. Io uso un procedimento molto antico, che è nella pendola di rame, con una cucchiaia di legno, e mi metto a girare finché che non vedo che hanno preso tutti i serpadiel lo zucchero, diciamo, attorno. Quindi tra tradizione e innovazione, perché mi dicevi che fai un pane speciale. Diciamo un pane speciale, non è un pane speciale, perché è un pane che, diciamo, è molto antico, il pane Cafone, la fermentazione naturale. E per me è una vittoria, perché ci sono volute 12 anni per creare questo tipo di pane, essendo che non ho mai lavorato con panifici che fanno questi tipi di pane, l'ho scoperto da solo, che un giorno sono venuto qua e ho trovato tutto l'impasto, avevo fatto le pagnotte il giorno prima, il giorno dopo ho trovato tutto l'impasto messo insieme, cioè che si erano uniti perché era cresciuto molto. Non mi sono perso di coraggio, ho preso un altro l'impasto, l'ho stagliato, ho fatto le pagnotte e così ho scoperto di, nello sbaglio, ho fatto una cosa buona e mi è riuscito a fare il pane Cafone. Nascono le innovazioni. Sì. Sbagliando si parte. Giusto. A me questa è la soddisfazione. Qual è il tuo fiore all'occhiello? Qual è il mio fiore all'occhiello, diciamo, è di creare queste strutture di pane che, diciamo, è tutta la mia vita, è tutta la mia fantasia che svolgo in questo panificio, sia di pane e sia anche nelle torte, perché mi piace molto fantasticare. E poi conosco bene il mio mestiere, cioè io se faccio una cosa la faccio con, prima cosa, con l'organizzazione, perché è la base principale di qualsiasi tipo di mestiere, l'organizzazione, di saper organizzare il lavoro giornaliero, e poi faccio uscire un po' di tempo per me, diciamo, che pariano poco. Sigarette, papà, caramelle, mamma, pisciette, bambini, qui donne e signorine, ecco figlio che ti ha fatto la salva fame. Oggi vi presento come si fa il tarallo napoletano. Allora, qua ci sono gli ingredienti: strutto, pepe, mandorle, sale e acqua e farina e lievito. Ora impastiamo e vediamo tutti gli ingredienti, come si prepara il tarallo. Si prende la farina, il sale, mandorle, pepe e strutto. Alla fine va mescolato con l'acqua. Dopo impastato si fa riposare almeno una mezz'oretta, in modo che fa la lievitazione, e poi si comincia a fare il tarallo. Questa è la pasta, dopo riposata si prende, si stacca in due lati, si fanno due bastoncini. Questa è la posizione di come si deve mettere. Dopo averlo preparato, si inforna a 220-225 gradi, si fa la prima cottura, dopodiché, quando escono, una mezz'oretta,
dopo che sono usciti si mettono tutti quanti messi, diciamo, sparpagliati nella barca, si fa la biscottatura a 180-170 gradi, si fanno asciugare bene, diciamo, tutti i liquidi, però deve essere una fragranza molto che si deve scaldare male in mano. Ed ecco il nostro tarallo finito.